vita che non è metà di quelle che non domi mai. Allora, maestro, un po' di tempo fa un tuo fan, oltre personaggio famoso Rovazzi, esatto, proprio Fabio Rovazzi, salutiamolo, ciao, ha chiesto cortesemente se la tua mano magica fai un ritratto che poi, se lo accetterà, glielo porteremo di persona. Va bene, ok. Allora cominciamo. Sì. Fai finta di pensare. No, sto pensando, che faccio finta. Maestro, ma com'è andata quindi con l'ultima tipetta che hai incontrato? Giorni, per me è un po' come la pioggia. Oggi piove, domani c'è sole e dopo domani piove ancora. Quel bel baffetto lì, Fabio. È caratteristico. Tendere anche la posa. Non tralascia neanche un minimo dettaglio. Guarda come ci caccia lo sguardo. 3, 2, eccolo lì. Scarpa nuova. Da scappare via dalle donne. Sì. Puoi spiegarci la mossa, maestro? Guarda com'è attento, non si lascia sfuggire nulla. Io sono visionista. Tu, maestro, sei mai stato con un trattore in tangenziale? Io in realtà non l'ho neanche mai usato. Non c'è mai andato nessuno con un trattore in tangenziale. O no? No, beh, in tangenziale secondo me c'è qualcuno che... Qualche matto c'è. Io sono tecniche... Segrete. Alla fine un vero mago non svela mai i suoi trucchi, maestro. Chi sa fa, e chi non sa insegna. Ok. E chi non sa? Chi non sa, non sa di sapere. Esatto. E come quell'altro detto, donna al volante. Mezza salvata. Esatto. Questo è il migliore. Posso di sera. Vedi di giorno. Perfetto, perfetto. Cioè, non scollega neanche l'intera. È multitasking. Multitasking. Allora, maestro, a che punto siamo? Adesso ci aspetta tu, no. È proprio lui. Mi chiedo perché hanno inventato i righelli. Sono inutili. Secondo me sì. Che ne pensi quel baffo qua? È un po'... è curato. Sì, è un bel baffo. Allora, per tutti i stati che ho fatto al zio, sei lui. È più Rovazzi di Rovazzi stesso. Mamma mia. Dovrebbe farci una canzone su di te, maestro. Fa delle canzoni molto, molto, molto ritme. Ritme? Sì, molto. Spiaggia l'uno, un po' spiaggia l'uno, un po'. Sì, spiaggia l'uno. Sì. Poi lui faccio anche pubblicità. Eh sì, hai fatto anche un film, eh? Sì, sì, l'hai fatto anche qui. Una grande bellezza. Non è stato candidato tipo ai Golden Globe il film di Rovazzi? Come se sarebbe, non ho capito. Golden Globe. È stato candidato? Mi sembra di sì. L'hanno premiato o no? Sì. Ah. Ci sta. Fa finta di cancellare, perché non ha bisogno il maestro. Maestro? Sì? Qual è la capitale della Spagna? Barcellona. La capitale dell'Australia? Inghilterra. Perfetto, bravissimo. C'era un altro che sapeva scrivere due versi diversi con due mani diverse. Estraggo un foglio della risma nascosto, scrive non riesco, forse perché il sisma m'ha scosso. Però anche tu ci sei, a questo livello. Grazie, grazie. Figlio maestra spaziale. Conta che stiamo accompagnando in questo viaggio mistico pure tutti i nostri fan. Ah, grazie. Prego. Scusate, sono bene o una parrucca? No, sono bene. I tuoi? I miei sono bene anche i miei. Però i miei, sai che sembrano talmente finti che sembrano talmente belli che tanti dicono che sembrano che c'è la parrucca. I tuoi capelli? Adesso cominciamo un po' a sfumare. Dopo devi fare una bella firmozza, sì. Vabbè, normale. È normale. È regolare. E ci commissionano un ritratto Nevio e Filippo, anche lì è solo che un onore. C'è tanta roba. Chi è Mario Filippo? Nevio lo stirato e Filippo Champagne. Quindi anche parlato anche loro, hanno parlato? Sì. Sì. Sono due nobili. Due nobili che ballano la fresca. Dai, poveri cazzo! La fresca. E mi ballate la fresca. I soldi di ballo si spendono in discoteca. Te balli in disco. Pardon. No. Allora adesso devo guardare. Come faceva Michele, come faceva il Coppa del Sistina.
Sì, è così. Sì, perché la figura era talmente grossa che faceva degli occhi enormi, che lui si allontanava per vedere la proporzione. Ah, ho capito. E voi fan cosa ne pensate per chi è arrivato fino a questo momento del video? Ma i capelli lasci così, c'è la lupeccia. No, no, i capelli di... Speriamo che questo video si diventerà virale. Si potrebbe anche fare un ritratto a uno dei nostri migliori amici più famosi, ovvero Re Blur, cosa dici? E lui poi lo faccio pagare il doppio, eh. Lui scherza su di te, ma ti vuole bene in realtà, maestro. Ah, sì, sì, maestro. È un fan, eh. Che mascellata che c'ha Fabione. Ci puoi ridire adesso quel discorso che hai fatto sulla viralità all'ultimo video? Milioni e miliardi di card. No, di card. Di card. Ok. Perché card? Si usa così, è un numero maggiore ai miliardi. Se dovessi identificare Fabio con un animale, che animale sarebbe? Un criceto. Il criceto Rovazzi. Che forma ha bisogno di Rovazzi? Un triangolare. Sì, pensavo al triangolo io. Sì, anch'io. Il triangolo uno. Non l'avevo considerato. Ci siamo ormai. Sì. Pausa caffè. È lui, eh. Mi fa volare. Con quel ritratto Rovazzi va a comandare. Ora un sorriso Nike per Rovazzi. Poi sei molto bene con il cappello così, con i capelli più lunghi. Così. E poi secondo me sei dimagrito, eh? Un pochino, sì. Infatti dimagrito sei meglio. Sto meglio? L'importante è che metti sempre il muscolo che non cali di muscolo. No, no, esatto. Dopo te, il fisico più tonico sei meglio. Ah, grazie. Le sopracciglia fallo però. Fallo un po'. Il pensatore. Così va già bene il vestito. Sì, sì, l'importante è il volto. Il volto. Perché l'abito non fa? Non fa il monaco. Il monaco non fa l'abito. Vabbè, ah, certo. Perché non è mica un sarto, è un monaco. Io ce l'ho che spacca il millimetro. Sì, sì. Beh, sì, sì. Ma se si fa... sai cosa si faccio qua? Lo strappi. Si faccio un tocco con caffè. Sì? Eh? Si ammatti qua, eh? Cosa fai? Attenzione, stiamo ammirando il tocco col caffè. Esatto. Degli antichi. Gli antichi, dei Maya. Beh, io ho sempre fatto... Da dove viene il caffè? Da Sudafrica. Esatto. L'Islanda? No, l'Islanda no. No, era l'Irlanda. Ma la stessa, sì, l'Irlanda. Ah, ok. La stessa mi concentrava. Tocco col caffè. Che artisti che fanno i quadri anche con il vino. Anche col Powerade, quello blu. E si usa anche il tè. Sì. Però il caffè... Anche lo spritz a volte. Che è ora che c'è? Sì. È Super Saiyan. Stavo per dirlo, sembra Goku, secondo livello almeno. Perché io non lascerei più animato, eh? Non lascerei più come... Più animato, più animato. Tipo cartone animato. Sì. Tipo io fantagenitori. Sì, sì. Un po' alla Cosmo. Vieni qua. Sì. Altro trucco. Altro trucco. Barba trucco. Anche questo è antico, eh. È un po' magrebino. Ah, ma adesso non l'ho finito, non l'ho finito. Una lampada. Con la gomma pane... Si batte sui colpi. Perché si chiama gomma pane? Perché è una gomma che morbida, prende la mano, la usi come vuoi e si chiama così. Grazie per averci seguito. Buonanotte. Vedi come fosse una mollica. Una mollica, mollica. Con o senza? Con. Ecco, peculiare, eh? Vai controcorrente. Io mi sono solo saper lavorare in un modo lento, facendo delle cose molto lunghe, ma bisogna saper lavorare anche in modo veloce e ottenere un ottimo risultato. Esatto, ma soprattutto per dire ai tuoi fan che magari sono interessati e vorrebbero avere un ritratto personalizzato, sì, che sì. Se vogliono uno schizzo, il prezzo è di un certo tipo. Se però dovessero richiedere un ritratto più fatto in modo un po' più serio, quindi con un lavoro più, sì, sì. più accurato, diciamo, il prezzo si alza, sì, ovviamente. Chi è questo signore qua, maestro?
Poi Padre Pio. Spio. Padre Pio. Spio. Padre Pio. Spio. Ecco Rovazzi, un lavoro fatto in modo veloce ma ottenendo un bel risultato. Beh, maestro. Spero che ti piaccia. Maestro, è stupendo, cioè io non so cosa dire, sono senza parole. E niente Fabio, se accetti, ti piace questo ritratto, facci sapere che poi possiamo sentirci che te lo portiamo anche. La soddisfazione è fare un ritratto a un personaggio famoso come Rovazzi. Esatto. Non so se sono più famoso io o più famoso lui. Lasciamo domanda ai fan. Più famoso, il maestro o Rovazzi? O Rovazzi. La firma delle peripezie del maestro. Siamo, Sono emozionato quasi. Sai cosa? Fagli una dedica. Perfetto, ci saluta Fabio. Ciao Fabio Rovazzi. Ci vediamo. Ci vediamo prossimamente. Se mi vuoi e mi cerchi. E se non ti vuoi, cosa facciamo? Se non mi vuoi, siamo a casa. No.